In questi giorni sta emergendo un contrasto interessante all'interno della compagine governativa che vede al centro il ministro Tria. Anzitutto vediamo chi è Tria e che cosa sta accadendo. Tria è il personaggio della quadratura dei conti. Ricordiamo che è stato inserito all'ultimo momento per evitare il contrasto che si era creato tra la Presidenza della Repubblica e naturalmente la nuova compagine governativa. È docente di economia politica all'Università Tor Vergata di Roma e membro del comitato scientifico della Fondazione Magna Carta, che è un ente di un think tank, diciamo, che si occupa di studi ad orientamento neoliberista e in modo particolare, diciamo, direi ad orientamento liberale, diciamo thatcheriano, quindi anglosassone, il che ovviamente pone numerosi dubbi sull'effettiva pertinenza di questo tipo di pensiero nella persona del Ministro dell'Economia in una compagine governativa che, a detta quantomeno, diciamo, degli esponenti politici più importanti, vorrebbe essere proprio una fase di superamento del pensiero neoliberista. Negli ultimi 20 anni è stato chiamato da numerosi governi per il ruolo di diciamo, controllo dei conti pubblici e quindi pianificazione di bilancio, eccetera. Questo, appunto, dicevo, fa di lui un personaggio che in qualche modo è gradito ai mercati finanziari. E ha espresso di recente dubbi, perplessità sulla una forte spesa che comporti aumento del deficit pubblico e tra le cose che lo contraddistingue si è espresso per un finanziamento della flat tax attraverso le clausole di salvaguardia, che sono appunto quelle che consentono, che cioè richiedono l'aumento dell'IVA. Diciamo sia quella minima che quella ordinaria. Alla nomina di Tria, che è avvenuta tra l'annuncio e la nomina effettiva, diciamo a cavallo tra la fine di maggio e i primi giorni di giugno, la reazione dei mercati finanziari è stata molto positiva. Per esempio i BTP, come si può vedere dal grafico, hanno registrato il BTP decennale una discesa dei rendimenti dal 3,3% circa al 2,6%, una discesa piuttosto forte se pensiamo che si concentra in solo 3-4 sedute borsistiche, e quindi diciamo sintomo del fatto che i mercati finanziari hanno guardato con favore l'inserimento di Tria addirittura nel ruolo chiave di Ministro dell'Economia. A ciò va aggiunto anche, per quello che conta, che la borsa, quindi la borsa di Milano, ha anch'essa salutato positivamente l'insediamento del nuovo ministro con un aumento di circa il 5-6%, anch'esso concentrato in pochi giorni. Piccoli segnali che però dicono qualcosa a proposito del sentimento, quindi dell'idea che i mercati hanno su questa persona. Il ruolo di Tria si è già visto in alcune diciamo, decisioni importanti che riguardano sia la nomina dei vice ministri all'economia, per esempio in modo particolare la nomina di Massimo Garavaglia, che è la componente Lega, diciamo, come vice ministro dell'economia, che era già membro del consiglio della Cassa Depositi e Prestiti e che è persona nota, diciamo, per posizioni moderate in termini di scelte economiche. E sempre in termini di nomine va registrato un ruolo importantissimo di Tria nel rinnovo dei vertici della Cassa Depositi e Prestiti. Al di là della nomina diciamo, del nuovo amministratore delegato, che è sempre frutto di un qualche compromesso, è importante vedere la composizione del Consiglio, sia quello ristretto che quello appunto allargato. Nel Consiglio della Cassa Depositi e Prestiti, in quello ristretto, il Governo può effettuare 6 nomine. Tutte e 6 le nomine fatte sono uomini comunque, diciamo, vicini o comunque, diciamo, in linea con il pensiero del Ministro Tria. Per quanto concerne invece il Consiglio allargato, in esso sono stati appunto inseriti Alessandro Rivera, che è il direttore generale della Cassa, e inoltre il ragioniere di Stato Daniele Franco, entrambi sicuramente quindi persone, come dire, di continuità, quindi profili che in qualche modo garantiscono una continuità col passato.
La frase che in qualche modo sintetizza, diciamo, l'operato e il pensiero di Tria per quanto concerne gli aspetti decisionali è appunto che nessuno può decidere contro di me. Quindi l'idea è un po' quella di una posizione quasi di veto, cioè senza il suo consenso nulla sarà possibile. Allora io comincio a domandarmi qualcosa a proposito del piano di governo, perché se queste sono le premesse che abbiamo visto in queste prime settimane, una prima considerazione che vado a fare è appunto l'importanza, la criticità che ha la Cassa Depositi e Prestiti nell'ambito del contratto di governo. Vorrei appunto ricordare che al punto numero 5 del contratto di governo si parla di istituzione o comunque di implementazione di una banca per gli investimenti pubblici sul modello della francese BPI o della tedesca KfW, possedute dai governi o comunque dalle regioni, dai Landes. Ecco, nel caso appunto del contratto di governo si vuole che questa banca abbia un ruolo di prestito alle imprese, anche stimolando le banche ordinarie, e un ruolo di sviluppo delle partecipazioni statali. Sono due ambiti che in qualche misura potrebbero cozzare con il pensiero, diciamo, liberista, del ministro Tria. Poi c'è il punto numero 8 del contratto di governo che parla esplicitamente di deficit, pubblico, anche se in una prima versione, diciamo, si accenna in modo particolare ad un deficit da generare tramite, investimenti pubblici. Ma sempre di deficit si tratta e questo potrebbe cozzare contro la prudenza eccessiva che Tria ha dimostrato verso qualsiasi misura che favorisca l'aumento della spesa pubblica, sia come componente corrente che come componente di investimento. Ma il punto che lascia ancora più perplessi e che, diciamo, potrebbe avere una conseguenza breve è l'idea di Tria, espressa da Tria di recente, di utilizzare le clausole di salvaguardia, quindi l'incremento dell'IVA, il gettito che deriverebbe dall'incremento dell'IVA, per andare a finanziare le esigenze della flat tax. Questo è in palese contraddizione con il punto numero 11 del contratto di governo, nel quale si annuncia l'idea di voler sterilizzare le clausole di salvaguardia. Ora, chiaro che sterilizzare può voler dire molte cose, ma la sensazione che mi dà leggendo un contratto di governo all'interno del contesto nel quale questa clausola è stata inserita è sostanzialmente di non volerla applicare. Quindi qui abbiamo un ministro dell'economia che vorrebbe applicarle, anche se vorrebbe destinarle per uno degli obiettivi del contratto di governo, e un contratto di governo che invece sembrerebbe non volerne sentire parlare. Quindi le conclusioni a cui giungo a questo punto è che non vorrei che l'idea che serpeggi nella maggioranza, non vorrei e non lo penso francamente, che l'idea che serpeggia nella maggioranza 5 Stelle e Lega sia quella di mettere un uomo, un garante per i mercati finanziari, sperando in qualche modo che questi mercati o non reagiscano o la reazione sia morbida, sia, diciamo, controllata. È un po' come buttare la palla sugli spalti, se vogliamo, in termini più calcistici. Ecco, la mia idea è che questo non sia possibile. Non sia possibile perché i mercati finanziari hanno una posizione totalitaria. Il neoliberismo che ispira la manovra e l'operato dei mercati finanziari non ammette compromessi. L'agenda di governo, l'idea sottostante, quando sentiamo parlare le agenzie di rating, abbiamo sentito la DBRS pochi giorni fa, quando sentiamo parlare Cottarelli, quando sentiamo parlare i Calenda, cioè tutto quel universo mondo di personaggi e di istituzioni che premono per l'affermazione dell'idea neoliberista, manda, emana un messaggio chiaro, un messaggio di pareggio di bilancio, un messaggio di privatizzazioni, un messaggio in cui lo Stato, men che meno una banca pubblica, possa avere alcun ruolo, e quindi tutta una serie di altre, idee che contrastano direttamente con il contratto di governo. Quindi, secondo me, la soluzione non sta nel contrapporre una misura, una persona in qualche modo, diciamo così, credibile che possa ammorbidire i mercati finanziari. Al contrario, credo che lo scontro sia inevitabile, ma che vada gestito attraverso una strategia molto chiara, fatta di tutta una serie di mosse e di contromosse e soprattutto di piani di difesa. In altri video, in altre occasioni, ho più volte espresso come questo paese ha gli strumenti, se lo vuole, per prepararsi ad uno scontro, ha
ha gli strumenti per affrontare la reazione dei mercati finanziari in termini di spread, in termini di rating, in termini di tutta una serie di cose che abbiamo già visto e che inevitabilmente si ripeterebbero qualora da settembre prevalesse, come noi speriamo tutti quanti, un atteggiamento del governo coerente con gli obiettivi principali scritti nel contratto di governo, che sono espansione economica, che sono spesa pubblica, che sono banca pubblica e che sono tutta una serie di altre appunto, iniziative che spostano completamente il baricentro del paese da un modello diciamo, recessivo e deflattivo, quale abbiamo visto fino ad oggi, che ha impoverito questo paese, ad un modello espansivo che punti alla diffusione di un benessere all'interno del paese all'insegna di un ritrovato ruolo dello Stato.